Il capo dello Stato Sergio Mattarella, oggi in visita ufficiale a Torino, ha fatto tappa in un luogo carico di memoria e di storia, quale è il Polo del Novecento in Via del Carmine. Il presidente della Fondazione del Polo del Novecento, Sergio Soave, insieme alla sindaca metropolitana Chiara Appendino e al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, lo ha accolto e accompagnato in visita alla mostra Che razza di storia, dedicata alle leggi razziali del 1938 a 80 anni dalla loro promulgazione. La mostra resterà aperta fino al 3 febbraio prossimo. Le leggi antiebraiche emanate dal regime fascista nel 1938 sancirono per i cittadini italiani di razza ebraica la progressiva privazione dei diritti civili. Presidente Soave, siamo in attesa della visita del Presidente della Repubblica Mattarella. Che cosa parlerete oggi? Ma niente, gli facciamo fare una visita ringraziandolo per averci fatto questo onore. D'altro canto, quando siamo stati interpellati, la ragione è perché questa è un po', anzi, è sicuramente l'unica esperienza con questo carattere in Italia e forse anche in Europa, cioè di fondazioni che hanno avuto nel Novecento una dialettica anche vivace, che si riuniscono insieme e cercano di, come dire, di trovare un minimo comune denominatore sui valori che devono innervare la cultura del 2000.